Buonasera e buon primo maggio da Mondo Galoppo, che manda in scena la 43esima puntata, la 43esima puntata che si intitola Stella in testa. La stella è una chiazza di pelo bianca di forma allungata, può essere anche di forma raggiata, sulla fronte dei cavalli. Marco Valto, nel canto dodicesimo del Morgante di Pulci, cavalcava un'alfana smisurata di pel morello e stella aveva in fronte. Avremmo potuto allora intitolare questa 43esima puntata di Mondo Galoppo Stella in fronte, ma non avrebbe reso l'idea. Non avrebbe reso l'idea perché per noi l'amazzone Stella Giordano, che ora fa l'allenatrice, è sempre in testa. Buonasera Stella Giordano, che è in collegamento dalla Franciacorta. Buonasera. Buonasera Stella. Buonasera a tutti. Dove vive con la famiglia e con i suoi cavalli del cuore, ma avremo modo di sviluppare adesso, di conoscere i cavalli del cuore di Stella e di parlare più approfonditamente con Stella, perché sarà una puntata in cui ci metteremo tutti il cuore, Stella ci mette il cuore, ci mette il cuore anche il nostro opinionista tecnico Gianmarco Zanzi, in collegamento dal suo castello di Mustonate. Buonasera Gianmarco. Buonasera Filippo, buonasera a tutti i telespettatori. Bene, permettetemi adesso di salutare un nostro affezionato spettatore che è stato anche una grande firma del Trotto Sportman della Prealpina, Roberto Serra, ci segue sempre. Ciao Roberto. Allora, io di Roberto Serra ho trattenuto questo ritaglio interessante. È un ritaglio che, come potete vedere, è datato 14 giugno 1996. E c'era un'intervista molto interessante intitolata È nata una stella. Si riferiva naturalmente a Stella Giordano, l'amazzone grata a Giorgio Macchi e fa il tifo per Max Tellini, la sedicenne varesina, vuol restare in sella e questa sera Stella Giordano è in sella con noi qui a Mondo Galoppo. Grazie per aver accettato il nostro invito Stella. Ecco, vorrei parlare un po', incominciare un po' dalla favola di questa ragazzina di Mendrisio. Stella è nata a Mendrisio, però è cresciuta a Varese, questa ragazza che seguiva un po' le corse da bambina insieme alla sua famiglia all'ippodromo Le Bettole, ippodromo ideale per le famiglie, poi insomma si è innamorata così tanto dei cavalli poi da poter sviluppare la sua passione e farla diventare una professione. Ecco Stella, insomma, iniziamo da quando lei era bambina. Sì, già il mio nome comunque sia parte già lì tutta la mia passione dei cavalli, perché appunto Stella mi è stato dato come nome da mia sorella, perché mio papà continuava a raccontare una storia di questa cavalla che aveva partorito, questa puledro con questa stella in fronte, e quindi quando mia sorella è arrivata, la sorellina, ha dato il nome di Stella. Quindi parte proprio ancora in fase embrionale la mia passione per i cavalli. Poi pian piano crescendo ho sempre avuto passione per gli animali in generale, ma quella del cavallo è sempre stata un'attrazione più forte rispetto a tutti gli altri. Ho iniziato il maneggio all'età di 7 anni, comunque d'estate i genitori ci portavano alle serate all'ippodromo di Varese, sono sempre stata affascinata da questo animale, soprattutto dal cavallo da corsa. Comunque ho avuto un'età appena appena idonea per provare a montare un puro sangue, e la mamma mi ha portato appunto all'ippodromo a Varese, dove conobbi Giorgio Macchi, e non ci pensò comunque sia 2 volte a mettermi in sella. Ai tempi aveva in scuderia il vecchio Duilio Boffi, cavallo pantalone fuori misura per una principiante comunque come me col cavallo puro sangue, e da lì iniziò tutta la mia avventura. Ce lo ricordiamo bene,
Ce lo ricordiamo bene quel cavallo. Ecco, nel 1992 Stella era ancora una bambina, ha iniziato con Giorgio Macchi, poi nel 1995, mi ricordo, era una domenica 17 settembre, se non erro, del 1995, quando il nostro Gianmarco portava ancora i pantaloni corti e stava iniziando la prima alimentare. Ecco, io ero a Torino, all'ippodromo, a vedere questa bella ragazza dal sorriso dolce e solare debuttare nella categoria Gentleman Amazzoni e arrivare terza con Royal Interval. Un importato allora, di Giorgio Macchi, un Sauro, cavallo di una potenza estrema. Me l'aveva fatto montare qualche giorno prima in allenamento e faceva fatica anche il Giorgio a tenerlo. Era un cavallo che tirava. E infatti anche quella mattina comunque mi ricordo di aver fatto 1500 metri di una bella apertura di fiato. È stato un debutto tutto d'un fiato. Ci avevo capito poco comunque, nel senso che proprio è stato un attimo. Sono arrivata terza, con tanto rammarico. Dopo due corse, comunque, la terza corsa mi sono tolta il sassolino della scarpa del debutto e ci ho vinto Varese. Esatto, di lì a poco avrebbe vinto la prima corsa a Varese con Royal Interval. Poi altre vittorie, ma coinvolgerei Gianmarco Zanzi, che sa bene qual è la carriera di Stella Giordano. Sì, credo, se non sbaglio, che siano una ventina circa le vittorie in sella di Stella nella categoria amatoriale. Sono lunghe dal 95 fino al 2008 circa, quando poi da Amazzone è passata la carriera di allenatrice. Appunto Royal Interval credo sia la prima vittoria dopo il debutto, quindi un cavallo a cui penso che Stella sia particolarmente legata, che gli ha dato la prima gioia appunto in sella nelle corse amatoriali. Sì, Royal Interval è il cavallo appunto che mi ha tolto la qualifica di Maiden, quindi non si dimentica. E poi vabbè, un altro mio cavallo del cuore sicuramente è stato Al Molucchi, un altro cavallo del cuore è stato la Santissima, che ho vinto a Varese una corsa con 82 kg in sella. Poi vabbè, c'è stato anche Glorious Valentine, Guarnasar del Pedersoli, sempre Prince of Luke del Pedersoli, sempre. Beh, mi sono divertita. Anche Nodampro. Nodampro, sì, Nodampro contro le professioniste, primo giugno del 96. Ecco, sì, ricordiamolo. 59 kg. Ricordiamo questa corsa, che è stata una corsa anche molto interessante. Sì, mi ricordo benissimo che sono arrivata in sala Fantini, ho provato il peso con la mia sella, purtroppo non ci stavo con 59 kg, ho dovuto farmi prestare la sella da un Fantino. L'unica cosa che non avevo pensato è che un Fantino ha le gambe un filo più corto delle mie, quindi mi sono ritrovata al tondino ad allungare tutti gli staffili, ma per quanto potessi allungare per me erano comunque corti. E mi sono dovuta arrangiare in qualche maniera a correre praticamente con le ginocchia in bocca, cosa che io a Mazzone non ero abituata a fare, anche perché ho sempre preferito rimanere due buchi più lunga e cercare una compostezza maggiore piuttosto che fare una bella posizione durante tutto il percorso e poi arrivare alla fine e non farcela più. Quindi io ho sempre preferito questa cosa che mi era stata suggerita da il mio maestro, comunque, da Giorgio Macchi. Ecco, ricordiamo un po' il grande Giorgio Macchi, ce l'abbiamo tutti nel cuore, la Scuderia Milena, abbiamo visto tante volte Stella indossare la giubba della Scuderia Milena. Sì, sì, è lui che comunque si è mi ha dato fiducia, è lui che mi ha dato i primi insegnamenti, e pochi complimenti, perché comunque sia... Era ancora un'epoca in cui i complimenti non erano così gratuiti, ecco, diciamo. Bisognava lavorare sodo, bisognava portare a casa quello che si riusciva a portare a casa col sudore, col sacrificio, e ricordarsi sempre che quando comunque si vinceva non è che perché eri stato bravo tu, ma perché eri sbagliato meno degli altri. E quindi umiltà. La prima cosa che mi è stata insegnata è stata l'umiltà.
Bene, un applauso direi, abbiamo sempre nel cuore Giorgio Macchi, faremo una puntata, gli dedicheremo presto una puntata, però vorrei passare al presente, il presente di Stella che vive in Franciacorta come ho detto, ma vive vicino anche a un ippodromo, un vecchio ippodromo, se vuole ricordare questo ippodromo che purtroppo non c'è più da diversi anni, però insomma era un ippodromo che una volta insomma radunava un bel numero di cavalli. Sì, parliamo dell'ippodromo di Gussago, infatti, dove appunto venivano fatte queste corse piano ed ostacoli, dove praticamente sono nati, Filippo Grasso Caprioli abitava a 200 metri da questo ippodromo, poi dopo hanno iniziato la loro carriera Raffaele Romano, mio marito, Ubaldi Marco, Giuliano Rota. Era un ippodromo modesto, però non mancava nulla. Ho avuto la fortuna anche di avere qua un cavallo d'ostacoli, ancora quando c'era tanto la vecchia pista, e con questo cavallo d'ostacoli sono riuscita a fare tutto il percorso in cross, tutto. Cosa fantastica saltare poi fra l'altro con un cavallo da corsa. Bello, bellissimo. Ma appunto ho citato dei nomi di gentleman, Stella, ora allenatrice, vorrei che ricordassimo con Gianmarco Zanzi quali sono i gentleman che sono legati a Stella Giordano. Beh, sono parecchi, sicuramente Marco Baldi che è il marito, quindi che è direttamente legato appunto a Stella, poi ci sono Daniele Tonelli, Graziano Pedersoli, Daniel Pesce, Ivan Morgani, e penso anche altri che gravitino appunto nella famiglia appunto di Stella Giordano, poi lascerò a lei ricordarli, ho citato più che altro i principali, quelli che ultimamente hanno regalato gli ultimi successi appunto a Stella, appunto diciamo Marco Ubaldi, sicuramente ricordiamo tutti Musa del Canto che nel 2017 aveva avuto un periodo veramente stratosferico, 6 vittorie nell'annata, 3 di fila a San Siro sui 1200 metri della pista dritta, che sono veramente quasi un record, che poi l'hanno portata a provare anche il premio Fiume, che è un handicap principale sui 1400, quel giorno appunto quei 200 metri in più li aveva un po' pagati, ma le 3 vittorie consecutive in handicap sono davvero tanta roba, soprattutto se si considera l'avanzamento della categoria del peso in queste 3 prestazioni. Stella, allora abbiamo ricordato qualche gentleman, il marito Marco Ubaldi, ma abbiamo ricordato anche la cavalla del cuore, no? Può essere una cavalla del cuore, Musa del Canto. Sì, Musa sicuramente è una cavalla che mi è rimasta nel cuore come cavalla da corsa. L'abbiamo acquistata il giorno del compleanno di mia figlia, compiva 3 anni, sotto un diluvio pazzesco a Milano, e l'abbiamo comprata lì. Sì, la cavallina, ci divertivamo, tranquilla, beata, in allenamento non andava problemi. Dopo un paio d'anni ha avuto un problemino abbastanza serio alle ginocchia e sembrava aver finito la carriera, comunque non ci speravamo neanche più. L'abbiamo lasciata tranquilla, le abbiamo dato tempo, le abbiamo curata, pian piano ho ripreso l'allenamento. E andava sempre meglio, problemi non ne riscontrava più, e pian piano poi è arrivata a fare quello che ha fatto, la tripletta che appunto è appena stata nominata a Milano, e aveva un gran cuore, veramente, una gran cavalla per me. A un certo punto però, senza problemi fisici, è arrivata appunto che non aveva più la testa e il cuore per correre. Basta, ho detto, non vuole più correre. Ma Musa però non potevo dire si dà via. Musa ormai era dentro di me. Musa è dentro di me. Complice il suocero, abbiamo deciso di tenere Musa del Canto come fattrice. E l'anno scorso l'abbiamo portata da Full Drago. E il mese scorso è nata una bella puledrina, una femminuccia. Adesso è pronta di andare di nuovo da Fulga Drago, ma complice sempre il suocero, non ci siamo fermati solo a Musa del Canto, abbiamo portato anche Veragata, giustamente, ci siamo dati all'allevamento.
Bene, complimenti. Ma io vorrei approfondire un tema che so sta molto a cuore a Stella. Il tema dei gentleman che sono veri amatori e invece dei gentleman che sono quasi dei professionisti, vero Stella? Ci sono dei gentleman che è un po' come se fossero dei professionisti e altri che vivono l'essere gentleman e l'essere amazzone nel modo naturale, cioè è la categoria degli amatori. Sì, a me questa cosa sta molto a cuore, perché comunque sia non si può paragonare, secondo me, un gentleman come sono i miei proprietari, perché io ho tutti i proprietari che sono gentleman. Non si può paragonare un gentleman che magari fa i turni, come può essere Marco Baldi, cioè mio marito, o un Metelli, per esempio, che ha il mercato del pesce, che si alza alle 4 del mattino, e i cavalli comunque sia vengono gestiti proprio in maniera difficoltosa, con orari, permessi, anche a volte rinunce per quanto riguarda gli aspetti familiari, e comunque sia ristretti al poco tempo che rimane, poco tempo libero che rimane, quindi parliamo di una o due uscite. Non si può di certo paragonare la preparazione che può avere un gentleman, un vero gentleman, quindi che lavora fuori dall'Ippica, con un gentleman che comunque lavora nell'Ippica e magari fa 5-6 uscite per 6 giorni a settimana. Cioè, anche ai fini dello scommettitore, secondo me, non c'è una trasparenza, anche perché a parità di cavallo, a parità di peso, un gentleman che fa il gentleman, il vero gentleman, non può essere paragonato a un gentleman che monta 5-6 cavalli al giorno. È normale che è davanti quel gentleman, a parità di cavallo, logicamente sto parlando. Non vedo la trasparenza, non è corretto secondo me. E comunque sia, ricordiamo che il regolamento delle corse prevede che il vero gentleman, il reddito principale, deve essere fuori dall'Ippica. Quindi i gentleman in Italia sono pieni di escamotage nel fare i vari rinnovi e le varie concessioni delle patenti. Però è una cosa che a me è sempre stata a cuore, comunque il vero gentleman, come era del resto il povero Molteni, il povero Giorgio, piuttosto che Zaini, Rossi, quelli erano veri gentleman. Bellissimo, allora un tema bellissimo, che chiamo in causa subito Gianmarco Zanzi. Allora, sei d'accordo Gianmarco? Sono assolutamente d'accordo, perché essendo una categoria amatoriale dovrebbe essere amatoriale a tutti gli effetti, e quindi non essere la prima professione di chi ne fa parte, ma essere appunto una passione e una volontà appunto di questi gentleman amazzoni di mettersi in gioco e provare a correre appunto nella loro categoria. Quindi direi che tutto quello detto da Stella è assolutamente comprensibile, però aggiungo io che spesso qualche gentleman, appunto tra quali Daniele Tonelli, che appartiene alla scuderia di Stella Giordano, ogni tanto ci mette qualcosa in più, come è successo nel 2016 in un cross a Milano, credo fosse il premio Mario Argenton con Vanessa Del Cardo, dove tutti gli altri hanno effettuato 200 metri in più di corsa facendo una curva priva di ostacoli, mentre Daniele ha, per modo di dire, tagliato il percorso saltando appunto una siepe che lo delimitava, per poi rimettersi in dirittura d'arrivo e saltare regolarmente tutti gli ostacoli e andare a vincere una corsa veramente incredibile, che rimarrà, penso, nella storia, a oltre 100 contro 1 di quota. È la prima vittoria in carriera anche di Vanessa Del Cardo, che ha fatto veramente un numero quel giorno insieme all'acume tattico e all'intelligenza di Daniele Tonelli. Grazie, grazie Gianmarco per questa chicca bellissima, ti saluto, siamo in chiusura, ti saluto, grazie Gianmarco, e saluto anche Stella Giordano, che ringrazio per delle tante emozioni che ci ha donato anche quando faceva l'Amazzone, per il sorriso suo sempre solare e per la sua forza, la sua capacità di essere sempre in testa, insomma, in testa non solo davanti agli altri, ma anche dal punto di vista del pensiero, come abbiamo visto anche con la provocazione che ha lanciato qui, è molto condivisibile. Grazie Stella. Grazie a voi, un salutone a tutti. Prossima volta vogliamo avere Stella qui nei nostri studi, oppure
Verremo a trovarla in Franciacorta, se ci prepara qualche cavallo, un paio di cavalli, potremmo andare a fare una passeggiata insieme, insieme a lei e insieme a suo marito Marco Ubaldi, che salutiamo. Grazie a tutti voi cari telespettatori e l'appuntamento con Mondo Galoppo è per la prossima settimana. Grazie, arrivederci.